Allora, eccoci qua, ho messo. E partiamo per tenere fede ai nostri, alla nostra scaletta di marcia. E io sono Diana Barillari, buongiorno a tutti, ben ritrovati per questo pomeriggio molto intenso. E in questo momento, seguendo queste tappe vorticose dei tanti viaggi e del nomadismo, come dicevamo stamattina, di Gino Pavan, siamo in questa prima fase, ci dedichiamo all'Emilia-Romagna. E quindi un saluto agli ospiti dell'Emilia-Romagna, che hanno tanti momenti di tangenza anche con questo nostro convegno e con l'attività e la biografia di Gino Pavan. Do subito la parola a Emanuela Fiore, Direzione Regionale Musei dell'Emilia-Romagna, MIC, Ministero della Cultura, che ci racconta appunto di quello che Gino Pavan ha realizzato, ha promosso in Emilia-Romagna, precisamente a Ravenna. Grazie. Bene, buon pomeriggio a tutti, spero che non ci sia rimbombo, sto perché io ho una voce molto forte. Dunque, io ho intitolato questo intervento prendendo la frase finale del saggio dell'architetto Pavan nel catalogo della mostra delle icone del Museo Nazionale del 1979, dove lui concludeva con questo incipit, anzi dicendo che nel nostro non sempre facile lavoro aveva affrontato anche questa tematica di cura di una mostra, di una collezione del Museo Nazionale. E questo è rimasto anche valido, no, ho sbagliato la freccina, io qui non riesco, ecco, vede, facciamo così. Ecco, e questo è stato un titolo che poi io avevo scelto inizialmente, ma che davvero ha funzionato molto bene per quello che è stato poi lo svolgimento delle mie ricerche nell'archivio della ex soprintendenza beni architettonici e paesaggio, ora SABAP di Ravenna, perché sono riuscita a trovare anche documenti che riguardano il Museo Nazionale che io dirigo ormai da 8 anni e i monumenti di mia competenza. Un breve excursus, poi per chi non è della nostra regione, Gino Pavan viene nominato soprintendente, quindi mi collego a quello della collega di stamattina, delle province di Ravenna, Ferrara e Forlì, 16 aprile 1972, a seguito del pensionamento del soprintendente Ercole Checchi. Io ho messo questa breve piantina proprio per mostrare la vastità di questo territorio, ma non solo, l'importanza di questo territorio, visto che la soprintendenza Ravennate aveva ancora Ferrara, e così è stato fino al 2015, quindi fino alla riforma Franceschini. Non eravamo ancora, il Ministero Beni Culturali non era ancora stato creato, e quindi diciamo che l'architetto Pavan, soprintendente, è uno dei protagonisti di questo anche cambiamento effettivamente epocale. Entra, come dire, con una grande esperienza all'interno di una regione che vantava dei soprintendenti molto importanti. Consideriamo che il soprintendente alle gallerie era Cesare Gnudi, che è stato uno delle figure più importanti della nostra regione. Una regione, fra l'altro, dove il rapporto tra soprintendenza, municipalità e curie era già molto avanzato, grazie a tutte le campagne di rilevamento, di catalogazione, fotografiche che erano state fatte in quegli anni. Quindi era un territorio che vedeva una forte collaborazione sia tra i soprintendenti che tra le soprintendenze e il territorio. Nel territorio di competenza, monumenti di straordinaria importanza, li vedete, non ve li sto a spiegare: San Vitale, Sant'Apollinare Nuovo, il Mausoleo di Teodorico, la Basilica di Sant'Apollinare in classe, che è tra i monumenti da me diretti, ancora l'Abbazia di Pomposa, di cui parlerà il direttore Ciliani fra poco, e non solo: monumenti, musei, Palazzo dei Diamanti, Casa Romei e infine il Museo Nazionale di Ravenna.
Ecco, diciamo che il Museo Nazionale di Ravenna è stato un luogo effettivamente molto importante per il soprintendente Pavan. Ed esaminando in grosso modo la storia del Museo Nazionale di Ravenna attraverso le carte d'archivio, ne emerge davvero una microstoria che può diventare una macrostoria, ossia il destino di molti dei nostri musei che nel corso degli anni, già allora, vedevano competenze plurime delle tre soprintendenze che si intrecciavano e che in seguito hanno avuto continuamente altri cambiamenti. La figura di Gino Pavan spicca in una situazione molto complessa nel momento in cui proprio erediterà la guida del complesso di San Vitale, e però una breve microstoria la devo ugualmente fare. Il Museo Nazionale di Ravenna nasce nel 1885 per effetto di una convenzione tra il Comune di Ravenna e il Ministero della Pubblica Istruzione, quindi con un passaggio che è contrario a quelli che si fanno adesso. Da museo civico diventa museo statale. Corrado Ricci, che è l'anima poi di tutto questo passaggio, lo trasporterà insieme alla soprintendenza nel complesso monastico, ex complesso monastico di San Vitale, dove nel corso degli anni verrà prima aperto, poi chiuso, poi ampliato fino nel 1921 alla definitiva apertura con un nuovo assetto curato dal soprintendente Annoni. È sempre sotto i soprintendenti ai monumenti fino al 1963. Un luogo molto complesso per chi lo conosce, ma nello stesso tempo anche molto molto affascinante. Nel 63 l'allora soprintendente ai monumenti in uscita, che era Arrigo Buonomo, comunica al ministero la decisione di chiuderlo perché non aveva sufficiente personale. Quindi vedete che purtroppo la storia si ripete. Quindi nel dicembre 1963 viene comunicato alla direzione generale, rappresentata allora da Bruno Molaioli, la figura importantissima della nostra cultura, viene comunicata questa decisione. Viene immediatamente indetta una riunione, guardate, questa è molto interessante perché è il verbale di quella riunione, viene indetta una riunione a Ravenna tra i soprintendenti del regno, come li chiamo io, Ercole Checchi, che era aveva preso il posto di Buonomo, Gentile, che era il soprintendente per le antichità, Cesare Gnudi, e la decisione di questa riunione è di affidare a questo punto il Museo Nazionale alla gestione delle due soprintendenze che avevano sede a Bologna, quindi la soprintendenza alle gallerie e quella alle antichità, rimettendo ai due soprintendenti le decisioni in merito all'utilizzo, alla destinazione e alla gestione di questo museo. Capite che è una decisione molto importante, perché non è solo chiudere il museo, è rinunciare alla gestione. Con il decreto del 22 luglio 1964, questa è una storia molto importante, il direttore generale Molaioli, senza sentire assolutamente il parere del ministro e neanche dei comitati di settore né del Consiglio Superiore, decide di accettare questa proposta. Quindi affida alla soprintendenza, alle antichità, il Museo Nazionale, che a questo punto cambia completamente, quasi completamente di destinazione, nel senso che è un museo di collezione, nasce dalle collezioni Classensi con al seguito una serie di notevole di acquisizioni dovute a reperti mutili. È essenzialmente un museo che dal punto di vista archeologico è tardo antico, anche se abbiamo una forte collezione classica per le stele dei classiari. Dal 1964 in avanti, fino alla nomina di Pavan e fino proprio alla sua chiusura nuovamente al pubblico nel 72, diviene il luogo di raccolta dei materiali di scavo che venivano scavati
in regione, in un territorio che stava rivelando poi importanti ritrovamenti. Questo un po' cambia, no, l'assetto del museo e nel 1972, 8 anni dopo questo passaggio e quasi in coincidenza con la nomina di Pavana ad architetto, il museo viene nuovamente chiuso al pubblico. È direttrice l'archeologa Giovanna Bermond Montanari, che in un scambi continui di lettere con Pavan, che aveva in realtà la custodia del museo dal punto di vista della gestione, noi sappiamo bene chi è delle vecchie soprintendenze, di impianti, di allestimenti, e il museo veramente attraversa in quegli anni momenti estremamente difficili. Pavan si occupa con grande entusiasmo del museo. Oggi ho scoperto e approfondito questa sua passione archeologica, che non è solo però passione archeologica, perché nel momento in cui diventa soprintendente il suo orizzonte diventa molto molto più ampio. L'esperienza veneziana sicuramente aveva operato anche ulteriori cambiamenti in lui, e guardate, queste due lettere sono molto interessanti, sono le lettere con cui Pavan richiede al Ministero fondi per il Museo Nazionale, una lettera al direttore generale, a Triques, che io ricordavo perché io ho battuto molte lettere a suo tempo quando ero ragazza nell'esordio, e lettere addirittura a Zaccagnini, che era importante figura politica ravennate, per poter ampliare il museo. I rapporti tra il soprintendente e la Bermond non sono lineari, nel senso che ci sono quelle scaramucce tipiche di chi convive nello stesso spazio, magari non condividendo anche le stesse idee. Sappiamo che il soprintendente Pavan era un uomo d'azione e forse la sua visione anche del Museo Nazionale, vedremo, non coincideva completamente con quella della Bermond. La Bermond, il museo viene riaperto per una sezione nel luglio del 1976, e Bermond, che non ha mai lesinato interviste ai giornali, rilascia questa intervista nella quale promette che il museo verrà presto riaperto. Fra l'altro Pavan si stava occupando degli impianti di riscaldamento, dei pavimenti, di dare alla soprintendenza alle antichità questo spazio per ricoverare i materiali, è quello che è diventato poi il centro operativo, che tuttora è sotto la soprintendenza di Ravenna. L'impronta che voleva dare Bermond era quella di un museo che ripercorresse la storia di Ravenna partendo dalla Ravenna preistorica, mentre il Museo Nazionale era nato nella mente anche del primo direttore, quindi originariamente di Pazzi, di Enrico Pazzi, come un museo di collezione, non sicuramente come un museo archeologico. Tuttora c'è l'errore, mi scrivono come direttore di un museo archeologico e io tutte le volte ribadisco che non è un museo archeologico. E Bermond diceva che presto ci sarebbe stata la collezione degli avori che lei avrebbe, però di fatto nel 76 ancora era solo esposta la parte della preistoria e una piccola parte delle collezioni delle necropoli classicane. E a questo punto nel 77 c'è un evento assolutamente inaspettato. L'atto di passaggio che viene considerato nullo per un vizio di forma, leggete, non sto a spiegare, e il museo ritorna nelle mani della soprintendenza. Il ruolo di Pavan diventa a questo punto un ruolo chiave in mezzo a una polemica che sfocia a Ravenna addirittura in un'interrogazione
Commissione parlamentare dell'onorevole Giovanna Bosi Maramotti. Guardate la successione dei giornali, chi approva, chi invece denigra, chi dice che la soprintendenza non ha personale a sufficienza, chi contesta addirittura la chiusura del museo il lunedì, che è una cosa normale altrimenti. L'ultima lettera firmata, molto polemica, è quella "morrà prima di nascere". Nessuno obietta che Pavan non sia sicuramente in grado di reggere un museo di questo tipo, ma è un discorso generale di scarsa, secondo i ravennati, i reperti del museo di Ravenna sono della città, non sono dello Stato, e qui scatta tutta una polemica molto molto più ampia. Fra l'altro, continuamente la Bermond, che è diventata soprintendente in Liguria, continua a rilasciare interviste, ugualmente l'onorevole Bosi Maramotti. Non vi posso, nello scritto poi darò molto più conto delle obiezioni, qui non lo posso fare. Ecco, qual è la replica del soprintendente? Quella di un grande funzionario dello Stato. Non si concede ai giornali, che è il primo input che tutti noi abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo assunto una direzione. Stare molto attenti a quello che si dice, non entrare in polemiche. Ecco, io qui ho ritrovato davvero i soprintendenti dei miei esordi e mi sono molto molto appassionata. L'unica cosa che fa, prende tutti questi articoli e li manda al Ministero, risponde all'interrogazione parlamentare con una bellissima relazione di 7 pagine nella quale lui spiega le ragioni per cui è giusto che il museo torni alla soprintendenza, soprattutto dice che è l'istituto di maggior rilevanza, che presto, grazie alle piante organiche, avrà uno storico dell'arte, 2 restauratori, 4 tecnici, e che sostanzialmente lui sarebbe stato in grado di organizzare il museo in una maniera molto più moderna, rispolverando le collezioni più antiche, e in effetti sotto di lui nascerà la scuola del mosaico, del restauro del mosaico, il laboratorio di restauro, il laboratorio fotografico. L'ultima restauratrice, che è quella che mi ha accolto quando sono arrivata a Ravenna, è andata in pensione 2 anni fa con un grande ricordo dell'architetto Pavan. Ecco, fra l'altro la relazione ha un grande peso, perché l'interrogazione parlamentare non sortisce gli effetti che erano stati aspettati dalla cittadinanza. Ecco, questo è il museo così come lo eredita l'architetto Pavan, l'ampliamento sul terzo chiostro. Se io adesso però vi faccio vedere il resto, mi si è gelato il sangue nelle vene. Questo è quello che è diventato poi lo spazio della collezione numismatica. Ancora, questa è l'antica farmacia De Mori, acquistata nel 1910. Io vi invito, chi non è venuto, a vedere come è adesso. Tutti i pezzi che vedete esposti, che poi vedete dal guidarello, dal calco del guidarello, le lunette di Francesco Longhi, che poi grazie anche a Iannucci furono esposte, adesso le abbiamo tutte restaurate nel nuovo allestimento. Ancora, guardate, ecco, queste erano le condizioni, queste sono foto del 1978. E quindi capite, un grandissimo lavoro da fare con un unico storico dell'arte, che era Luciana Martini. Il rilancio e la valorizzazione avviene nel settembre del 1979, qui è l'invito, il catalogo, a cura proprio di Gino Pavan, con un saggio di Patrizia Angiolini Martinelli, bizantinista, che è stata mia insegnante, che tutti rimpiangiamo, precocemente scomparsa, e con le schede di Luciana Martini, che era lo storico dell'arte giovanissimo che Pavan aveva messo sotto, anche se non era un antichista. Andiamo avanti, questa è la inaugurazione
della mostra. Pensate che in questi locali adesso ci sono i nostri uffici. Qui c'è tutto il grande successo, perché la cosa che mi ha colpito è quanto Pavan riusciva ad essere incisivo anche nei confronti della stampa, articoli sulla stampa, sul Piccolo, sul Resto del Carlino, quindi anche un potere mediatico e un'importanza mediatica assolutamente importante. Non solo, riceve in deposito dagli eredi dello scultore Enrico Pazzi la grande statua della Venezia incatenata. Vedete la sala che l'aspettava, il trasporto della Venezia, adesso com'è nell'allestimento dell'architetto Ciliani, abbiamo fatto la sezione d'arte contemporanea. Ancora nel 1980 i lavori proseguono col grande scalone di accesso nella parte dell'ex caserma Gorizia. Questo è lo scalone che noi chiamiamo lo scalone Pavan, fu progettato ma mai non realizzato, perché il primo gennaio dell'81 Pavan viene nominato soprintendente a Trieste, lascia la soprintendenza ad interim ad Anna Maria Iannucci, che sarà poi rimpiazzata con una nomina effettiva da Francesco Zurli, e Anna Maria Iannucci sarà poi la direttrice del Museo Nazionale di Ravenna fino a quando diventerà soprintendente, ma continuerà per lunghissimi anni per poi passare, come dire, lo scettro ai soprintendenti seguenti. Grazie della vostra attenzione e io ringrazio la soprintendenza che mi ha concesso l'accesso agli atti. Grazie. Grazie direttrice, è affascinante. Adesso sappiamo che esiste anche uno scalone Pavan che non vediamo l'ora di percorrere, perché... Venite perché vale la pena. Sì, ci stiamo proprio pensando a questo. E ecco, sempre sorprendente seguire questo itinerario e soprattutto vederlo illustrato con questa capacità continua di, come dire, di aggiungere cose importanti e di esprimersi secondo anche tanti tanti modi. Adesso abbiamo anche un'idea molto chiara sulle collezioni museali. Invito la prossima relatrice, Serena Ciliani, che ci è già stata preannunciata come curatrice anche e che anche lei è appartenente alla direzione regionale Musei dell'Emilia Romagna, e ci parla invece del monumento, del complesso monumentale di cui adesso è responsabile, se ho capito bene, giusto? Sì. Benissimo, sì. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Presento appunto una parte della grandissima e vastissima carriera dell'architetto Pavan nel suo ruolo di soprintendente, all'epoca appunto presso la soprintendenza di Ravenna, al quale interno ricadeva anche l'attenzione dell'abbazia di Pomposa, della quale dallo scorso anno ho l'onore di essere direttrice. L'intervento che vi presento oggi riguarda proprio gli anni che vanno dal 1972 al 1980 circa, e sono stati tracciati grazie ad una ricerca appunto di archivio come quella precedente che vi ha mostrato la dottoressa Fiori, grazie appunto all'archivio della soprintendenza di Ravenna, che ci ha permesso di poter visionare questo grandissimo materiale archivistico che tratteggia l'attività di Pavan non soltanto come architetto e come soprintendente, ma proprio anche come un direttore dei giorni nostri, perché la sua, vedrete da questo carteggio che vi mostrerò, la sua attività non era solo svolta quella che era l'attività prettamente di tutela del bene stesso, quindi dell'abbazia e del tutto il suo contesto, ma proprio anche un'attività fitta di carteggi con tutti gli enti che erano coinvolti nella vita dell'oggetto, nella vita dell'ex cenobio benedettino. Perché molti enti intervenivano e intervengono tuttora sulla vita dell'abbazia di Pomposa. La curia, perché la parrocchia è ancora una parrocchia molto attiva e ovviamente interviene spesso sulle attività dell'abbazia stessa, anche negli anni 70, quando ancora si pensava che chiese campanili appartenessero allo Stato.
Durante invece il periodo della direzione dell'architetto Iannucci vennero alla luce dei documenti che reputano di appartenenza della curia appunto sia l'abbazia che il campanile, che però viene comunque gestito attualmente dalla direzione regionale musei appunto per il Ministero della Cultura. Quindi l'attività che lo stesso Pavan svolge è quella di un moderno direttore, che quindi si trova a dover contrastare tramite carteggi oppure a dover intervenire anche sulle piccole diatribe quotidiane, che potevano essere quelle per esempio della posizione di banchetti che volevano vendere cartoline e souvenir proprio di fronte alle porte dell'abbazia. Per incorniciare un attimo l'elemento architettonico, l'abbazia di Pomposa è appunto un ex cenobio benedettino, già noto a partire dall'VIII secolo, probabilmente risalente anche a un paio di secoli precedenti, il cui massimo splendore avvenne proprio tra l'XI e il XIV secolo. Purtroppo però questa breve vita, questo grandissimo splendore fu di breve durata e già dal XVII secolo l'abbazia cade in declino, finché all'inizio del Novecento non viene acquisita appunto dallo Stato, vengono fatte una serie di campagne di restauro molto importanti che riguardano tutto il complesso e piano piano l'abbazia torna ad essere un fulcro molto importante di tutta l'attività del Delta del Po, anche perché nel 1999 con l'ampliamento della dichiarazione di sito UNESCO della città di Ferrara, che lo era stata fatta nel 1995, anche la zona del Delta del Po diventa appunto rientra all'interno dei siti UNESCO, come da motivazione sintetizzata, poiché il Delta del Po è un paesaggio culturale pianificato in cui elementi di origine naturale sono frutto dell'azione dell'uomo e si sovrappongono e si intersecano intimamente. Quindi questo è come il complesso come lo possiamo vedere adesso, e queste sono proprio le aree, le zone che lo stesso Pavan doveva tutelare, dirigere e garantirne appunto la fruibilità. Quindi la chiesa di Santa Maria, la sala del capitolo, la sala delle stilate al primo piano, che è presente invece al primo piano quello che è l'ex dormitorio, dove appunto Gino Pavan darà vita al museo pomposiano, che è come lo vediamo oggi, una raccolta di tutti i beni ritrovati anche negli scavi del territorio, la sala del refettorio e il palazzo della ragione, che proprio durante la direzione di Pavan ritorna a far parte del complesso benedettino, perché prima era stato dato in gestione addirittura all'ufficio postale, agli enti per la bonifica, alla scuola agraria, e quindi proprio a metà degli anni 70, dopo i lavori di restauro condotti proprio dallo stesso Pavan, tornerà finalmente a rientrare a far parte del complesso benedettino. Vi mostro alcune immagini dell'interno della chiesa che ci torneranno utili nel seguito per vedere appunto quali sono gli interventi che lo stesso Pavan è riuscito a fare presso l'abbazia. Questa è la navata centrale che termina con il presbiterio rialzato, realizzato così nei restauri degli anni 20 e 30 del Novecento. Le tarsie marmoree che caratterizzano la pavimentazione musiva dell'aula centrale. Anche questi oggetti di restauri condotti dallo stesso Pavan tra il 76 e il 77. E infine la navata laterale sinistra che vi presento proprio perché la pavimentazione sarà redatta dai lavori di restauro dello stesso Pavan, che è stata oggetto negli ultimi mesi di un intervento di restauro condotto da me in collaborazione con la soprintendenza di Bologna e Ferrara. Durante questi lavori abbiamo anche avuto l'onore di riscoprire questa decorazione quattrocentesca che era nascosta sotto strati e strati di tinteggiature e di malta cementizia, e che appunto vi porto l'attenzione semplicemente perché questa pavimentazione rappresenta uno degli interventi di scavo archeologico e di restauro condotti dallo stesso Pavan a metà sempre degli anni 70. Questo è il refettorio e questa è la sala del capitolo. E qui appunto traccio, grazie a questa documentazione, proprio la ricca attività che Pavan svolse in questi anni come soprintendente che si occupava anche dell'abbazia di Pomposa. Queste proprio sono due lettere che lui scrive, innanzitutto al Monsignor Gino Fortini, che all'epoca era il Monsignore che seguiva l'abbazia, che lo è stato per tantissimi anni,
e anche alla Cassa di Risparmio di Ferrara. Sono proprio due lettere di intento in cui lui dichiara la sua fortissima volontà di intervenire non solo sull'abbazia per fare in modo che questa venisse tutelata e gestita nella miglior maniera possibile, ma che venissero presi in considerazione tutte quelle quel materiale di scavo che era stato prodotto dagli scavi archeologici degli anni che lo avevano preceduto e che potevano essere l'unico modo attraverso il quale sia la loro esposizione che il loro restauro potesse dare luce e spiegare la lunga storia del Cenobio benedettino. E qui una propria sua vera lettera allega a questa lettera quella che è la sua stima economica, una vera e propria perizia in cui lui mette a stima tutti i lavori che vorrebbe venissero svolti e, diciamo, anche chiedendo supporto non solo economico ma anche emotivo a questo slancio che lui ha nei confronti dell'abbazia, che sono appunto gli interventi sul campanile, che era un intervento che era molto sentito dalla cittadinanza e dalla zona e da tutto il territorio, perché negli anni appunto 70 il campanile, per una serie di problematiche anche dovute a un fulmine che lo aveva colpito, gravava in condizioni precarie anche strutturali, in cui stanzia appunto 40 milioni di lire. Parla del lapidarium, dei lavori per l'esterno, del restauro degli affreschi, del capitolo e della sala interna, che però purtroppo non riuscirà a compiere, ma che verranno svolti negli anni successivi dall'architetto Zurli e poi da Andrea Migliani, condotti poi dal laboratorio di Ottorino Non Far Male. Stanzia una cifra per le ricerche, per il restauro della basilica stessa e anche per il Palazzo della Ragione e degli edifici limitrofi. Fondamentale anche la relazione che lui allega a questa sua lettera di intenti e che sarà la guida di tutti i lavori che seguiranno dal 75 fino al 1980, che vi evidenzio soprattutto nella parte terminale, in cui lui dice una particolare scusate. Una particolarissima segnalazione va fatta per la necessità di intraprendere la sistematica campagna di ricerche per rilevare e conservare l'articolarsi delle planimetrie dei vari edifici del complesso monastico ed esaminare e interpretare i reperti ancora custoditi gelosamente dai terreni prossimi ai fabbricati oggi conosciuti. Quindi qui spicca proprio la sua anima duplice tra archeologia e architettura. I restauri che condurrà appunto dureranno nell'anno del 75 e poi si dipaneranno tra il 77 e il 1980, riguarderanno chiesa, campanile e Palazzo della Ragione. Verranno da lui diretti e condotti in collaborazione con Umberto Savini. Queste sono le immagini che riguardano appunto gli interventi che verranno svolti all'interno della chiesa, che riguarda il recupero delle quote originali delle pavimentazioni e delle navate laterali. Anche grazie a questi verranno fatti ritrovamenti della vecchio battuto in coccio pesto e anche di una transenna perimetrale che doveva definire l'ambito del presbiterio. Anche la pavimentazione musiva verrà interessata da questi lavori, che verranno affidati alla cooperativa Mosaicisti di Ravenna e che saranno specifici della parte antistante l'ingresso dell'abbazia. Questa, come vedete, era la navata che vi facevo vedere prima, la campata precedente della navata laterale sinistra, in cui si possono proprio traguardare visivamente la differenza del piano di quota e i vecchi elementi che riguardavano appunto questa perimetrazione, che probabilmente era appunto le fondamenta di una transenna che delimitava il presbiterio. E queste sono le immagini che lo stesso Pavan produce proprio per raccontare, per definire gli scavi archeologici che si erano proprio svolti in prossimità della parte terminale della navata sinistra, nei rapporti delle sezioni stratigrafiche tra i differenti piani di quota della navata laterale e della navata centrale. E qui le perizie in cui sono proprio specificati tutte le opere che lui aveva intenzione di fare e che troviamo appunto ben specificate in tutte le perizie e nei vari registri di contabilità, tra cui soprattutto appunto anche in questo caso il trasporto, il recupero di tutti questi materiali, il restauro di questi per poi essere collocati all'interno del museo che inaugurerà proprio nel 1976.
questa è la, la contabilità che lui destina appunto alla cooperativa Mosaicisti per il restauro dei mosaici, in cui si spiega proprio che i mosaici vengono puliti, vengono tutti strappati nella parte appunto, c'è anche la planimetria, quindi ci troviamo perfettamente con la realtà delle cose, perché erano proprio, le misure ovviamente combaciano con quelle odierne. Questi vennero poi strappati, ripuliti e ricollocati dopo aver ripresentato un allettamento che fosse più adeguato. E qui vediamo appunto le immagini che sono relative agli interventi che riguardarono la sala del dormitorio, ora attuale museo, del complesso pomposiano. Il museo venne allestito proprio nel 1976, nell'antico dormitorio, dopo aver sistemato la copertura a capriate lignee e la pavimentazione. I reperti che vengono qui esposti riguardano il territorio che circonda l'abbazia a partire dall'epoca etrusca fino al XIX secolo. E questo appunto consiste nella successione di tutti elementi che rimandano proprio alla vita e all'excursus storico dell'abbazia pomposiana. Come dice Carla Di Francesco, il museo viene istituito nel 77 allo scopo di raccogliere con ragionato allestimento i numerosi oggetti d'arte fino allora depositati senza ordine in diversi luoghi di Pomposa. Oltre agli elementi di scavo archeologico, sono anche conservati gli strappi di alcuni degli affreschi staccati in varie parti del complesso, compresa l'abbazia, durante i lavori di restauro che si svolsero tra il 60 e il 63. E questa è un'immagine odierna del museo. Poi il campanile, come vi dicevo, il campanile venne restaurato a seguito anche di questa pressante richiesta da parte dell'opinione pubblica, perché si aveva proprio paura che lo stesso campanile potesse crollare sotto il peso dei suoi problemi strutturali. Per la necessità di accantieramento venne innalzata questa imponente incastellatura che vedete, che raggiungeva addirittura la cuspide. Durante l'intervento vennero realizzati molti interventi sulla muratura, alcuni anche interventi di cuci-scuci. Vennero sostituite sistemate e reintegrate con dei perni metallici le colonnine delle polifere delle parti alte, che vennero poi ricollocate. E venne anche sistemata la parte appunto in alto della cuspide, con addirittura la definizione di un piano di lastre di piombo per garantire la sicurezza del campanile stesso. E questo viene anche da lui pubblicato al termine dei lavori, proprio per presentare il buon esito di questi lavori, anche grazie ai quali vennero ricreati alcuni dei piani di calpestio che tuttora permettono di arrivare fino in cima al campanile. Questa è un'immagine del campanile di pochi giorni fa. E in questa perizia di spesa tutte le indicazioni che io vi ho fornito, che vi ho detto adesso, sono proprio specificate passo per passo. Quindi un lavoro svolto proprio a seconda delle necessità in questo momento. In questa perizia sono compresi anche i lavori che riguardano, e adesso chiudo con queste ultime immagini, il Palazzo della Ragione, che come vi dicevo torna a metà degli anni 70 a far parte del complesso, ma grava in condizioni anche queste molto precarie. Viene risistemato il tetto e soprattutto viene sistemato il bellissimo loggiato che vedete adesso, dove potete vedere com'era la condizione strutturale degli archi e delle colonne. All'interno della perizia prima evidenziata e anche in quella che seguirà viene proprio specificato come queste colonne vennero rimosse, portate in un laboratorio specializzato, restaurate per quanto riguarda la materia lapidea, inserito a seguito di una foratura al centro un perno in acciaio inox da 80 mm e poi ricollocate. E questo è il Palazzo della Ragione, così come lo vediamo oggi, con il suo colonnato sistemato. Questa è la perizia di spesa che vi dicevo, appunto determina specificatamente queste opere, la relazione conclusiva dell'architetto Pavan, e quindi io chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie, è stata esaustiva e veramente incalzante, ci ha dato anche proprio il senso di quello che è stato l'incessante lavorio di Gino Pavan e l'entusiasmo che ha messo e che ancora adesso mi pare guidi da lontano. Allora, diamo ora spazio al professor David dell'Università La Sapienza di Roma e appunto
appunto con una riflessione su Gino Pavan e Ravenna archeologica. E appunto, ecco, sì, no, cominciamo. Lei ha bisogno anche del PowerPoint. È molto sì. Tecnologico il professore, nessuno di noi finora aveva. Sì. Ok, benissimo. Dunque, grazie per l'invito e naturalmente anche mi fa piacere di poter parlare dopo una così attenta disamina sull'attività di Pavan nell'area di cui mi voglio occupare anch'io, cioè della città di Ravenna. Gli ultimi 150 anni, dal punto di vista naturalmente della storia degli studi e delle ricerche, vedono Ravenna tendenzialmente immersa nel torpore di una terra estrema. Lasciatemelo dire dopo 20 anni di insegnamento nel campus ravennate dell'Università di Bologna. La città dormiente ha vissuto però due prodigiosi risvegli grazie a speciali figure di studiosi. Una fase di particolare vivacità corrisponde certamente al trentennio che vide attivamente operativi per Ravenna, Corrado Ricci e poi Giuseppe Gerola, quasi coetaneo di Santi Muratori, insigne direttore della Biblioteca Classense, uomini cresciuti sull'onda del magistero di Giuseppe Carducci e assurti a ruoli di primaria importanza sul piano nazionale e internazionale. Anche il contesto locale ha un profilo speciale in quel periodo, grazie allo sguardo attento per i beni culturali di Gaetano Savini, 1850-1917, che dedicò metà della sua vita agli studi su Ravenna e nello stesso trentennio, tra l'altro, si lavorava alla prima edizione scientifica del Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis per opera di Alessandro Testi Rasponi, 1870-1935. In quegli anni nasceva la rivista Felix Ravenna, per più di un secolo punto di riferimento internazionale delle ricerche su Ravenna. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa è una foto era del 1954, che gravi danni causò al patrimonio storico della città, si impone all'attenzione un altro momento mirabile, che corrisponde agli anni che videro operare a Ravenna Giuseppe Bovini, straordinario animatore di corsi cultura sull'arte ravennate bizantina, e che videro pienamente in azione Friedrich Wilhelm Deichmann con le sue rigorose ricerche sulla città tardoantica. Dalla prestigiosa sede di Casa Traversari, sede dell'Istituto di Antichità Ravennate e Bizantine, si origina un vero e proprio boom di ricerche e riflessioni. Gli studi di Bovini e della sua scuola spaziarono in ogni direzione, riordinando passo dopo passo una problematica pressoché sconfinata. A fronte dell'impennata di studi di livello internazionale, agisce con entusiasmo a Ravenna nel territorio della città un gruppo di studiosi espressi dalla realtà locale, tra i quali spiccano Giuseppe Cortesi, Mario Mazzotti e Arnaldo Roncuzzi. Di questo clima prolifico di ricerche e di idee certamente poté beneficiare massimamente Gino Pavan quando tenne la carica di sovrintendente a Ravenna dal 72 al 1981, cioè anche dopo l'improvvisa morte di Bovini nel 1975. La figura di Gino Pavan occupa un meritato posto nella storia del restauro dei monumenti ravennati, anche grazie al suo curriculum di architetto coinvolto nell'attività della ricerca archeologica italiana in campo internazionale. Qui l'abbiamo visto molto bene attraverso la sua opera di architetto appunto per la nostra scuola di archeologica. E la sua spiccata attenzione certamente trovò non solo nelle varie sedi periferiche ma anche nella sede centrale di Atene un prestigioso riscontro con la collaborazione con Doro Levi e la realizzazione della sede. La sua collaborazione va
va dal 63 al 73 sostanzialmente, fu lui a progettare la nuova sede centrale della scuola nel centro di Atene, nel 1975 inaugurata da Giovanni Spadolini. Ravenna, qui lo vediamo con il ministro Biasini, allora ministro dei beni culturali. A Ravenna l'attenzione per la tutela di Pavan si era aperta a largo spettro e ad ampio ventaglio sugli edifici storici. Si ricordano, ecco, qui si possono ricordare tutti i vari interventi che hanno riguardato il San Vitale, il complesso del San Vitale, Santa Apollinare in classe, Santa Apollinare Nuovo, Santi Giovanni e Paolo, Santa Maria in Porto, la Rocca Brancaleone, la colonna di Piazza dell'Aquila, Palazzo dell'Esarca, il mausoleo di Teoderico, la chiesa della Madonna del Torrione, che qui possiamo, ecco, qui vediamo schematizzati gli interventi nella pianta che vedete. Sì, siamo rimasti, scusate, sono rimasto un po' indietro, ecco sì, c'è anche il battistero degli Ariani naturalmente e la chiesa di Santa Croce. Ecco, qui le vediamo schematizzati, riuniti un po' tutti assieme questi importanti interventi di restauro che però appunto hanno un risvolto fortemente archeologico quando si parla di Santa Croce. Proprio a Santa Croce, Pavan dovette subito dedicarsi quando giunse a Ravenna nel 1972. In quel momento, già da qualche anno, era in corso su concessione del Ministero al Comune di Ravenna la difficile impresa degli scavi dell'area della chiesa affidati alle cure di Giuseppe Cortesi, che abbiamo già citato. Da allora le ricerche estremamente difficili per le condizioni idrogeologiche del sito, in particolare per il livello superficiale della falda, furono seguite direttamente da Pavan fino al 1976. Ecco, qui vediamo uno schema che è uno dell'insieme dei rilievi approntati all'epoca in cui ho coordinato lavoro su Santa Croce, che ha impegnato un gruppo di ricerca abbastanza folto che faceva capo a Casa Traversari, cioè la sede ravennate del Dipartimento di Archeologia, tra il 2008 e il 2013. Da queste indagini, quelle di Pavan, emerse con chiarezza, ecco qui vediamo l'area degli scavi, vedete che è un'area molto estesa e in qualche modo non si può prescindere da questi scavi se si vuole oggi parlare di Santa Croce. Da queste indagini è emersa con chiarezza l'importanza non solo dell'edificio commissionato da Galla Placidia, riletto posteriore in occasione delle indagini di cui vi ho parlato, ma anche il peculiare carattere residenziale del quartiere. Ecco, qui vediamo alcune immagini degli scavi, che vi danno un'idea dell'impegno e della complessità anche del deposito stratigrafico. Da queste immagini, ecco, qui vediamo una ricostruzione che abbiamo realizzato soprattutto sulla base degli scavi Pavan, delle due fasi iniziali costruttive della chiesa, ma qui vediamo al di sotto della chiesa le strutture preesistenti con un orientamento diverso rispetto a quello della chiesa. E queste strutture facevano capo ad un particolare quartiere residenziale extraurbano formatosi nella prima età imperiale con ville appunto di pregio e pavimenti di notevole qualità. Furono proprio questi aspetti, i mosaici, da cui nacquero gli approfondimenti di Pavan. Da una parte i mosaici pavimentali, dall'altra i numerosi frammenti di stucchi decorati. Sapete che Ravenna ha un'importanza notevole, soprattutto nel campo degli stucchi, per
la presenza del battistero neoniano col suo complesso decorativo, che dicevo accompagnavano i rivestimenti parietali della basilica placidiana dedicata alla croce e in forma di croce. Si chiarì allora che la chiesa di Santa Croce, aderendo ad un rigoroso orientamento est-ovest, si era inserita in un quartiere in trasformazione senza rispettare la viabilità locale, che riproponeva in ambito suburbano l'andamento della pianificazione intramurana. La famiglia imperiale doveva aver individuato un primo provvisorio punto di riferimento in quest'area suburbana, come indica la presenza sul posto, nota dalle fonti, di una prima zecca, la moneta Vetus di Andrea Agnello, ma va detto che le conoscenze sono purtroppo piuttosto limitate dal punto di vista archeologico ancora oggi per quest'area. Quest'area, che è un'area cruciale, doveva essere qui inserita, si pensa alla chiesa di San Nicolò, di cui non si sa nulla, ma che è una fondazione molto importante di epoca giustinianea, e anche la chiesa di Santa Elena Maggiore, che inizialmente probabilmente era solo un mausoleo a pianta dodecagonale. Ecco il settore di cui stiamo parlando. Un secolo dopo, la chiesa di San Vitale è fortemente condizionata dalla viabilità, a differenza di Santa Croce, in particolare dalla via Popiglia, in uscita dalla città. La scelta della pianta centrale è un richiamo all'autorità imperiale, e i motivi possono essere due: da una parte è possibile che nel VI secolo l'impronta imperiale fosse lì rimasta impressa, dall'altra che il progetto fosse stato fornito proprio dalla corte costantinopolitana e che il vescovo Ecclesio, desiderasse vederlo applicato rigorosamente nei rapporti proporzionali, anche a scapito dell'assialità. Pavan si dedicò anche al mausoleo di Teodorico come restauratore, ma anche come studioso. Nel leggere l'allora appena uscita monografia di Heidenreich e Johannes, 1971, si era stupito della scarsa attenzione dimostrata dai due autori per i ragionamenti sull'edificio fatti da Leon Battista Alberti, oltre che per i disegni di Andrea Palladio. Eccone uno. Questa particolare propensione per l'antiquaria di Pavan era peraltro emersa chiaramente che quando aveva affrontato lo studio e il restauro del Tempio di Augusto a Pola, come abbiamo visto stamattina. Il fascino dell'edificio teodoriciano stimolava in lui riflessioni a partire da nuovi documenti d'archivio come questo, ma anche da nuovi materiali lapidei emersi nel corso dei restauri. Come già detto, si occupò anche del restauro di edifici di età giustinianea come San Vitale e Santa Apollinare in Classe. Le indagini archeologiche, ecco una pianta di Santa Apollinare in Classe, eseguite sotto la direzione di Pavan, interessarono alcune aree chiave come la cripta e le due navate laterali nel settore occidentale della navata destra. Emerse una sezione dedicata alle sepolture infantili nel contesto del grande cimitero classense preesistente. Il Pavan archeologo si mosse poi con agilità dal particolare al generale quando si dedicò in un articolo ricco di spunti ad una visione d'insieme del periodo giustinianeo a Ravenna. In questo lavoro, che poteva valersi delle recenti ricerche di Peter Grossman sulla chiesa di San Michele in Africisco, che uscì nel 73, e di Guglielmo De Angelis Dossat su Santa Maria Maggiore nel 1975, è ben evidente non solo la sua lucida visione dei problemi, ma anche la sua forte capacità di affermare la necessità di conoscere analiticamente non solo le fonti, ma anche lo stato degli studi, in una singolare condivisione di intenti con il contemporaneo Giuseppe Bovini, che senza dedicarsi personalmente alla ricerca archeologica sentì sempre l'imprescindibile urgenza di una precisa comprensione di ogni passo del pensiero critico per l'avvio e lo svolgimento di una qualunque ricerca. Infine, non va dimenticato con quale rigore intellettuale Pavan
pubblicò tra il 78 e il 79 due articoli su Felix Ravenna, con i quali dimostrò la sua scrupolosa attenzione per gli antefatti nella gestione dei beni culturali ravennati, risalendo addirittura fino al 1734. Grazie. Professore, magnifico. Ringrazio. Anche qui un'ulteriore porta che si apre, che ci lascia vedere altri scenari molto importanti e interessanti. Stiamo veramente ricevendo una serie di contributi importanti che ci aiuteranno ovviamente a mettere ulteriormente a fuoco la figura di Gino Pavan, ma anche un modo di fare ricerca, di fare storia. Recording in progress. Ecco, diamo spazio adesso al prossimo intervento online. Grazie. Grazie professore. E abbiamo la Paola Novara, anche lei della Direzione Regionale Museo dell'Emilia Romagna, Pavan e la Basilica di Santa Apollinare in classe. L'abbiamo appena così. Buonasera a tutti. Eccoci. Salve, buonasera. Buonasera. Adesso faccio il collegamento con le slide. Perfetto. Io mi sposto. Vedete tutti? Benissimo. Vedete tutti? Ecco qua. Perfetto. Presentazione. Ecco qua. Fra un po' dovrebbe comparire la presentazione. È comparsa. È comparsa. Benissimo. Allora, grazie. Per prima cosa io rivolgo un caloroso ringraziamento agli organizzatori per avermi invitato. In questa occasione vorrei inoltre dedicare il mio intervento a un anziano collega che non è più tra noi, che si chiamava Elio Zampiga, al quale io debbo gran parte delle informazioni a me note sulla personalità di Gino Pavan, col quale io non ho mai avuto il piacere di lavorare, in quanto trasferito alcuni anni prima del mio ingresso come collaboratore esterno alla soprintendenza di Ravenna nei lontani anni Ottanta. La mia relazione non si vuole limitare a ricostruire un episodio o un gruppo di episodi che videro coinvolti Pavan, ma vuole anche evidenziare il rapporto che stabilì Pavan con alcuni studiosi locali che da lui furono valorizzati come collaboratori. Mi riferisco in particolare a Monsignor Mario Mazzotti e a Pippo Cortesi, due archeologi che rappresentavano rispettivamente la Curia e la direzione del Museo Arcivescovile di Ravenna e poi la Pontificia Commissione Archeologica e l'Ufficio Archeologico del Comune di Ravenna, ruoli che erano stati ritagliati a pennello su quei due studiosi in anni in cui l'archeologia ravennate poteva godere di grandi finanziamenti che poi non ebbero seguito. Per evidenziare questo importante rapporto, ho organizzato la mia relazione proprio partendo dai documenti e dai testi editi dei tre studiosi, mettendoli a confronto. In particolare ho messo a confronto la documentazione istituzionale prodotta dalla soprintendenza con quella personale prodotta da Monsignor Mazzotti, il cui fondo fu trasferito presso la Classense dopo la sua morte. Quella di Cortesi, il fondo Cortesi, al momento è ancora di proprietà della figlia e non è disponibile pubblicamente, pertanto nel suo caso mi sono limitato a utilizzare opere edite. Ne è derivata una sintesi e corredata da alcune immagini talvolta inedite che vi presenterò. Il 16 aprile del 72 Gino Pavan fu nominato soprintendente a Ravenna, città nella quale resterà fino all'81. Il 1 gennaio 81 infatti fu nominato soprintendente del Friuli con sede a Trieste, un ruolo che comunque aveva già coperto ad interim da maggio a luglio 76 in seguito al terremoto che aveva colpito Gemona il 6 maggio. Ruolo al quale era stato nominato personalmente dal ministro Spadolini. L'autorevolezza assunta da Pavan presso la soprintendenza di Ravenna ha lasciato un segno tale da rendere il suo nome a diversi decenni dal trasferimento ancora un punto di riferimento per le attività svolte e la produzione scientifica elaborata. Direttamente a contatto con il compianto ministro Spadolini, di cui ho già detto, e con altri dirigenti del ministero, come ad esempio Guglielmo Triques, direttore generale delle Antichità e Belle Arti, e Guglielmo De Angelis Dossat,
un architetto notissimo, presidente del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti dal 70 al 77, che lo appoggiarono incondizionatamente, poteva contare su un buon portafoglio che gli rese possibili imprese per l'epoca memorabili. Quando arrivò in città, a Ravenna, Pavan non trovò una situazione felice né facile. La soprintendenza di Ravenna era diventata un ufficio di provincia e proprio a Pavan si deve il ritorno a quel prestigio nazionale che era stato del periodo d'oro. Così noi chiamiamo Ravenna quel ventennio che si colloca tra la fondazione della soprintendenza nel 1897 e la fine della Prima Guerra Mondiale, che aveva visto all'opera due grandissimi personaggi come Corrado Ricci e Giuseppe Gerola. Nonostante la crisi della soprintendenza ravennate era iniziata negli anni 20 del Novecento, quando era stato ridimensionato il ruolo della soprintendenza a ufficio distaccato di Bologna. Nonostante negli anni 30 fosse ripristinato il ruolo di soprintendenza, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale l'ufficio era semplicemente un ufficio di burocrati che impostavano il lavoro in modo molto lontano da quello che aveva caratterizzato Centro di Studi e Sperimentazione Scientifica, che era stato la soprintendenza con Ricci e Gerola nel ventennio suddetto. E quindi giungiamo a uno dei lavori, vado proprio a parlare di quello che è il tema, specifico del mio intervento, cioè uno dei lavori affrontati da Pavan durante il suo mandato. Quando arrivò a Ravenna si trovò a lavorare anche in Santa Polinare in Classe, una delle proprietà dello Stato sotto il controllo della soprintendenza, una chiesa importantissima i cui restauri erano stati intrapresi all'incirca attorno al 1870, e qui vi faccio vedere una serie di immagini che mostra la situazione della chiesa dal 1860 circa. Quindi l'immagine che voi vedete che sto evidenziando con la freccia, attraverso i vari restauri, come si presentava all'incirca nel 1910-12, quando Corrado Ricci portò a termine il grande blocco dei lavori di restauro. Ecco, queste due immagini mostrano. Durante la Seconda Guerra Mondiale non aveva subito dei bombardamenti, se non un piccolo bombardamento che non aveva fatto danni irreparabili, e quindi negli anni 70 si era reso necessario però intervenire con interventi di risanamento, di controllo, di rifacimento dei tetti, eccetera. Nel 1972 Pavan prese in mano il cantiere, e prima di lui il progetto e il cantiere è stato in mano ad Ercole Checchi, un altro soprintendente che aveva dato avvio ai lavori nel 1970 e quindi non aveva fatto più di tanto. Il primo intervento diretto da Pavanna, e fu un intervento importantissimo, fu il completamento e restauro Piccatino absidale. E perché è importante? Perché restituì una delle più preziose testimonianze dell'attività musiva dei secoli tardi, vale a dire la sinopia di una parte della stesura. Sin dal 48, 1948, cioè all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nella Basilica Classicana erano stati intrapresi i lavori di consolidamento del mosaico absidale attraverso il distacco di sezioni della stesura e il ricollocamento dopo aver rinnovato il sottofondo cementizio. Nel 70 i lavori ripresero a cura della soprintendenza e gruppo Musicisti di Ravenna. In quella occasione furono rintracciati i primi segni riferibili alle sinopie che voi vedete in queste slide. Staccando alcune sezioni di mosaico al centro della calotta, proprio al di sotto della croce gemmata, come indica l'immagine con il cerchio rosso, si ritrovarono alcuni tratti del disegno base raffigurante una croce che si sviluppava al di sotto dell'immagine della croce gemmata odierna. Pavan non aveva ancora assunto l'incarico, pertanto fu Mario Mazzotti che
si prese l'onere di intervenire presso il Ministero chiedendo di poter ampliare al massimo possibile l'area indagata. Così nel 71 si giunse ad eliminare una nuova porzione del mosaico, quella contenente una parte dell'immagine di Apollinare, e si mise in luce una parte del tratto inferiore della calotta, entro la quale venne alla luce la sinopia raffigurante una croce affiancata da una teoria di cesti e volatili. Tuttavia, per quell'intervento non si poté investire più di tanto e addirittura la documentazione è ridotta a pochissime immagini, due delle quali sono quelle che vi faccio vedere, e è un disegno che è stato ricavato successivamente da queste immagini. Quindi questo disegno non è stato fatto direttamente sulla sinopia. Nel marzo del 73, nel corso del distacco e consolidamento dei mosaici della fascia inferiore meridionale del Semicatino, si ritrovarono nuovi tratti della sinopia. Qui a questo punto la maggiore autorevolezza di Pavan rese possibile procedere a un progetto molto complesso. Infatti Pavan chiese subito l'intervento di un tecnico dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma, ipotizzando di poter conservare la sinopia distaccandola dalla superficie muraria. Anche se la prima risposta da Roma non lasciò ampio spazio all'ipotesi del soprintendente, il 15 e il 29 marzo Pavan chiese di accelerare i tempi dell'intervento per poter poi continuare a lavorare sul mosaico. I solleciti di Pavan proseguirono anche nel mese di giugno, come dimostrano le lettere conservate nell'archivio della soprintendenza, e il 9 luglio il Consiglio Superiore espresse parere favorevole, sostenendo tuttavia di procedere prima dello strappo della sinopia al distacco di tutto il mosaico. Sulla scorta dell'autorizzazione, Pavan chiese un preventivo alla ditta di Ottorino Nonfarmale, un notissimo restauratore molto in voga negli anni 70-80. All'epoca era un restauratore all'avanguardia nello strappo degli affreschi. L'autorizzazione all'avvio dei lavori giunse nel mese di ottobre. Il distacco fu portato a termine nella primavera del 74, ma l'operazione di rimontaggio sull'intelaiatura necessitò ancora molti mesi. Solo nel novembre del 76 il quotidiano Il Resto del Carlino, che è l'unica fonte in proposito, annunciò pubblicamente la fine dei lavori di consolidamento, una mostra che doveva essere organizzata per far conoscere ai cittadini studiosi l'esito di quei lavori. Vedete che la mostra fu fatta utilizzando, vista la dimensione della sinopia, utilizzando la parte centrale della Basilica di San Vitale, dove appunto venne messo in mostra per un determinato periodo, il supporto che conteneva la sinopia. Lo strappo della sinopia, un'operazione per l'epoca veramente memorabile, prevede non solo il distacco della pennellata, ma anche il distacco di un sottilissimo strato di pochi millimetri di mattone che venne effettuato manualmente. Il velo così ottenuto fu consolidato in laboratorio, collocato su una superficie di resine possidiche e lana di vetro e montata a mezzo di una struttura di profilati di alluminio che voi qui vedete. Dopo l'esposizione pubblica fu collocato in una sala del museo che riproduce la curvatura originale del catino absidale. La fascia recuperata ai piedi del catino absidale raffigura un motivo continuo a cesti e uccelli affrontati. Si riferisce al tratto meridionale della figura di Apollinare, a meridione, scusate, della figura di Apollinare rimesso in luce nel 73. Quindi il tratto con croce centrale rimesso in luce nel 71 non fu staccato. Inutile dire che questa fu una scoperta veramente importante, che aprì tantissime discussioni, che ovviamente non è il caso che io affronti qui per i tempi. Discussioni che in generale, quindi coinvolti tutti gli studiosi dell'epoca, Mazzotti, Bovini, e per anni ancora e tuttora se ne discute. Diciamo che in linea di massima l'ipotesi che va per la maggiore è che
in corso d'opera si sia deciso di modificare il progetto cambiando quello che era il disegno originario con un disegno sostitutivo, vale a dire le due teorie di Agnelli. Se solamente uno studioso che si chiama Davide Longhi recentemente ha ipotizzato che in realtà il progetto fosse portato a termine e che nel giro di pochissimi anni si cambiasse la stesura per giungere a quella che è la stesura originale. E qui faccio vedere nelle due immagini superiori le ipotesi che ha fatto Davide Longhi sull'evoluzione della abside. Non c'è nulla da dire se non che questa ipotesi si scontra con l'osservazione diretta fatta da tantissimi studiosi e tantissimi tecnici del mosaico che hanno assicurato che il mosaico è tutto di una fase e quindi non si riscontrano degli interventi successivi. O delle modifiche al mosaico. Quindi la discussione è ancora ampiamente aperta. Successivamente Pavan promosse un intervento nei tratti di pavimento in mosaico che ancora si conservano a un posto all'estremità delle due navatelle. In genere i due pannelli vengono riferiti all'epoca della costruzione della basilica, ma Pavan non escludeva che potessero essere rifacimenti del VII secolo. Collocati a quote differenti, forse per il diverso comportamento del piano d'appoggio caricato di maggiore peso nel tratto meridionale, i due pannelli all'epoca si presentavano rattoppati in modo incauto con malta cementizia in parte staccati dal sottofondo. Ecco, vedete, questa foto d'epoca degli anni precedenti sicuramente la Seconda Guerra Mondiale, vedete come si presentava all'epoca il tratto che poi qui vedete restaurato con dei tratti ripassati con della malta veramente di pessima qualità. Quindi questo e un altro frammento furono strappati, quello che avete visto prima, furono strappati, furono realizzate le controforme di cemento che dovevano lasciare a dare l'indicazione di quello che era l'andamento non piano della stesura. E poi si creò un sistema di drenaggio che potesse evitare i continui allagamenti cui erano soggetti questi due tratti di pavimento. E poi furono restaurati compendiati con una tecnica che era stata messa utilizzata pochi anni prima nella zona di Grado per restaurare i mosaici di Grado, vale a dire che i tratti realizzati ex novo di imitazione sono quelli più chiari che vedete qui più chiari. Una tecnica che diciamo successivamente poi ha avuto decise modifiche, cambiamenti, ma che per l'epoca era innovativa. Ecco, questo è l'altro frammento, vedete, che ha dei tratti chiari che individuano i tratti rifatti. Questo nel 1976, prima di ricollocare questo specifico pezzo di mosaico, questo pannello di mosaico, Pavan, su richiesta di Monsignor Mazzotti, decise di realizzare un saggio di scavo nell'area in cui questo si trovava. Va detto che in quella porzione di basilica, già nel 1909, era stato realizzato un piccolo saggio, vedete? Quel foro che poi qua avete visto riempito con mosaico imitativo. E qui era stato rimesso in luce il sarcofago di questa bimba, Licinia Valeria. Quindi si intervenne nuovamente in quest'area affidando lo scavo a Pippo Cortesi e a Monsignor Mazzotti. Pardon, mi scuso, ma volevo chiedere, vista che stiamo essendo molto rigorosi, se Sì. possiamo arrivare, ecco, alla Allora, conclusione. guardate, mi mancava una pagina e mezzo, però diciamo che vi faccio vedere brevemente lo scavo.
Allora, la documentazione riguardante lo scavo, che come vedete si svolse in tre momenti, A è quello che abbiamo visto poco fa, diciamo, ha prodotto una grande quantità di documentazione, soprattutto da parte di Monsignor Mazzotti, documentazione che tuttavia, poi questo lo riporterò nelle relazioni, che andranno in stampa, non ci dà delle informazioni molto interessanti, anzi ci dà delle informazioni veramente infelici. Qui vedete immagini in cui nello scavo c'è Pavan con Monsignor Mazzotti e Pippo Cortesi furono ritrovati materiali, ma noi fatichiamo a ricostruire la storia dello scavo. Vedete, perché abbiamo delle immagini come questa fatta da Cortesi che non dà molto. Io qui ho fatto dei tentativi di recuperare la planimetria di scavo, ma mi riservo magari di fare qualcosa di più interessante, se ci riesco, per gli atti. Sicuramente comunque questo scavo chiarì che ci troviamo con la Basilica di Santa Apollinare in classe, ci troviamo su un'area di sepolture documentata a partire appunto dai primi anni del Novecento. La Pavan fece fare anche uno scavo a nord del muro settentrionale della basilica e qui riuscì a recuperare un tratto di un muro che dimostrava la veridicità di quello che dicevano nel passato gli storici, vale a dire che c'era un portico esterno alla basilica. Ecco, concludo facendo vedere l'intervento di risanamento della cripta, un intervento molto importante, che a sua volta produsse uno scavo molto interessante, che diede alla luce un capitellino, che tuttora è conservato presso il Museo Nazionale. Io con questo concludo e rimando, alcune considerazioni finali agli atti. Grazie per l'attenzione. Grazie mille e ringrazio anche per la capacità poi di sintesi finale, grazie, ma abbiamo il tempo che è tirannico e mi sembra anche che questi atti stiano diventando veramente qualcosa di importante, che aggiungeranno molte cose. E mi piace molto anche questo lavoro di detection, cioè di detective nella storia molto antica, che è la parte più affascinante del mestiere. Benissimo, grazie professoressa, Grazie a gentilissima, voi. molto, tutte molto interessanti. E noi siamo arrivati adesso abbiamo scritto piccola pausa. Se volete, effettivamente possiamo concederci una decina di minuti, ma resteremo in zona. E poi riprenderemo subito di corsa con il dottor Azzolini, che appunto l'ultima appendice emiliana, Emilio Romagnola, ma ha avuto anche, no, adesso attualmente, ma che ci parlerà invece di Pavan, soprintendente a Trieste nel Friuli Terremotato, un momento molto importante. Allora, piccola pausa, tra 10 minuti tutti qui. Grazie.